adesso il numero 10 ragazzi e entra con il numero 13 Muggio. Oh!
Sousa. Thank you.
Esibisce il numero 13, Fulgia. Entra al suo posto il numero 17, Pucco. Punizione da zona pericolosissima per la Gian Erminio, con Bruno e Pinardi sulla palla. Intanto l'Olbia ha effettuato il suo sesto. Tagliata perfetta di Piredda a servire Geroni, sovrapposizione di Pinna, premiata da Geroni, Pinna cross col destro, va a saltare Murgia e viene anticipato dal numero 15 Bonalumi, ed è in difficoltà la difesa della Genoa sulle tribune del Nespoli. Intanto è ancora Cossu che gioca la palla per Murgia. Murgia viene attaccato da Pinto, subisce fallo con la squadra guidata dal tecnico Max Canzi, che è arrivata ai playoff scudetto, e Murgia era grande protagonista di quella formazione. Piredda, Enrico Geroni, i centrocampisti cannonieri dell'Olbia, già andati in gol in diverse circostanze in questa stagione. Intanto prova a riorganizzarsi la Gian Erminio, tecnico Mignani invitato a stare in panchina, e riparte la partita con Pinto, e lavora un pallone per Pinardi, prova a spingere Solerio, partita adesso che in cui sono scaltati l'intervento di D'Ametto, Montesano, ancora Solerio, Solerio viene attaccato da Cossu e poi fermato da Geroni. Adesso con grande si trascina il pallone sulla linea laterale, il direttore di gara segna il fallo alla Gian Erminio. Calcio di punizione per 2-0 e si è vista rimontare e superare dai padroni di casa dell'Olbia. Adesso è Solerio in azione personale, viene fermato da Pinna che però non riesce a evitare il calcio d'angolo. Ancora Pinto, è entrato bene in partita. Augello va sulla sinistra, viene attaccato da Murgia,
ed è proprio Murgia che sporca il suo cross, scusate. Il numero 21 Feola che lascia il campo per numero 13 Murgia per Loggia, Feola che ha subito probabilmente un colpo in occasione di questo inizio di secondo tempo, lo vediamo infatti Claudio, il suo suggerimento, ancora una volta Olbia sull'asse di sinistra, pericolosa, il movimento di Murgia, il non è entrato, lo serve ancora dalla sinistra Cotali, poi viene fuori palla al piede da Metto agli indirizzi di Capello, prova a distendersi l'Olbia, adesso lo fa dalla sinistra alla destra, buona la finta di Muroni, pallone con la mano, dunque non ha potuto fare finta di non vedere il direttore di gara che era proprio vicino al punto d'impatto. Adesso buono però il break del Ponte, era 0 tra Pontedera e Olbia, gara ancora molto equilibrata e aperta. Verticalizzazione per Cuco, non c'è nessuno che può seguire la spizzata di testa del numero 17 dell'Olbia, poi Vettori si rifugia in fallo laterale, sembra un po' col fiato corto adesso il Pontedera, ha già battuto la rimessa dalla destra con Pinna, ancora per Cuco, Geroni, ancora il boccino in mano all'Olbia che continua a fare gioco. Il Pontedera che in questa fase esita nel rientrare in possesso di palla, sulla sinistra pericoloso l'Olbia, va alla lunga rincorsa, alla lunga battuta Gemignani, Santini, ci arriva però prima di lui il compagno Cabasci che mette in fallo laterale, tocco è sballato, adesso occasioni da una parte e dall'altra, entrambe le squadre alla caccia dei tre punti, qua l'ingenuità veramente clamorosa di Cabasci che regala il pallone agli avversari, il contropiede dell'Olbia con Pisano, prova ad andare sulla stazione allenata da Mignani che per adesso ha sostituito un solo giocatore, Feola con il numero 13 Murgia, ed eccolo proprio lui che entra in possesso di palla, serve il compagno più vicino, poi Leto, la sventagliata sulla sinistra di Dametto, ancora per l'Olbia, adesso possesso palla a lungo appannaggio dei bianchi di Sardegna con Murgia, va a prendersi il pallone in difesa, poi svista per Geroni, ancora sulla la trama dei ragazzi di Mignani, con pallone ancora una volta spedito sui piedi di Murgia, adesso il piccolo trotto dell'Olbia che comunque sbaglia, allora Santini si gira bene, ancora Santini la sua corsa e pecca di egoismo. Il numero 7 dei Granata è andato via bene all'avversario, poi doveva servire Kais, ha cercato l'inizio. E allora potrebbe essere lui il giocatore a venire richiamato. C'è intanto una sostituzione in vista però tra le fila dell'Olbia con Daniel Gemignani, bella la sovrapposizione del compagno, però c'è poca precisione, ancora una volta leggerezza in fase di appoggio, ne approfitta. Che potrebbe andare in campo per dare freschezza e velocità e fantasia al tre quarti dei Granata. Attenzione adesso al disimpegno sbagliato dell'Olbia, può andare in contropiede, questo calcio di punizione per i ragazzi di Mignani che sebbene alla caccia della prima affermazione in campionato potrebbero accontentarsi tranquillamente del pareggio a reti inviolate, qui su un terreno insidioso come il Mannucci deve invece vincere il Pontedera. Squadre che in classifica sono appaiate, un po' confuse, mette ordine adesso l'Olbia con l'avanzata sulla destra di Pinna, ancora Pinna, lo stantuffo di destra che cerca Muroni, da Muroni ancora la sponda verso Pinna, dove Pinna è costretto a ritornare sui suoi passi, Muroni, ancora Olbia, una partita stregata questa per il Pontedera che non riesce a trovare i varchi giusti sulla tre quarti. Quando si arriva lì, manca l'ultimo passaggio, si incaponiscono in egoismi e iniziative personali. Vediamo chi sarà chiamato a entrare, adesso il cross proprio verso Risaliti, ha capito tutto, la difesa dell'Olbia. Sul secondo palo c'era Risaliti pronto a entrare in azione, è stato diciamo anticipato, poi in qualche modo il Pontedera è rientrato in possesso con Videtta, perde palla anche lui con il 21, frana a terra, allora Murgia, Pontedera pallone dentro, Vettori fa buona guardia, adesso squadre molto sbilanciate, molto sfilacciate, in anticipo ancora a centrocampo l'Olbia che ha il boccino del gioco in mano, prova dalla lunga distanza Murgia, e offensive del Pontedera, davvero bravo a Santini per questo match,
uno dei migliori in campo tra i Granata. 42. Manca l'aggancio, che brivido per l'Olbia, e poi riparte in contropiede però la squadra di Mignani. Attenzione alla cavalcata, il pallone messo sui piedi di Miceli, poi smista sulla destra per Pin, adesso fa giro palla, cerca di far passare istanti preziosi l'Olbia, che cerca quindi di far transitare il tempo sul cronometro, adesso in funzione offensiva con Piredda, all'indietro per Murgia. A dargli manforte c'è Cava invece per il Pontedera, che domenica prossima dovrà andare in trasferta Pistoia. Ancora secco di tre punti la squadra granata di Pontedera. Della Latta fallisce il controllo, poi a rincorrere il pallone Bonaventura e Andrea Gemignani, Geroni in avanti, ci arriva prima Vettori in anticipo sull'attaccante, 45esimo preciso, adesso 30 secondi di recupero già percorsi. Di Santo si incaponisce nell'iniziativa personale, allora è il numero 16, non è entrato, energie calcio d'inizio che avviene in questo momento con l'Olbia in maglia bianca, il rinvio dell'estremo difensore dell'Olbia, colpo di testa di Murgia. Interviene subito Svanò, che però perde il pallone. Ora prova Proia, ma la palla è ancora tra i giocatori dell'Olbia, con Pinna che guadagna la rietro verso il compagno di reparto Miceli. Lancio in avanti a cercare Capello. Ora Feola, passaggio arriva a Capello, che però fa anticipare D'Ametto. Strano rimbalzo, ma domestica bene il pallone Miceli, lo affida al compagno di centrocampo Murgia, con Pinna, colpo di testa di La Camera, quindi Piredda. Parte il cross di Murgia, nessuno tocca il pallone, quindi semplice. Chiama lo schema il numero 13. Piretta, il cross in centro, verso il centro dell'area. La palla però è uscita. Palla nel cerchio di centrocampo con Murgia, che prova a fare ordine. Intervento ora di D'Ametto, da questi ai piedi. Recupera la palla la Lupa, che però la perde subito. Mancosu lotta a centrocampo, poi Murgia mette un po' d'ordine, riceve il passaggio da Piredda, ancora il numero 13 dell'Olbia. Capello per Russu, questi ad Auriemma, che però sbaglia il passaggio, quindi prova a ripartire Mancosu. C'è il ritorno di Murgia con Russu, a cercare Auriemma, che però sbaglia il passaggio. Murgia recupera il pallone, lo perde, quindi prova a ripartire la Lupa Roma. Poi gli interventi nati dopo gli anni 90, il più vecchio è Miceli, nato nel 91, i più giovani sono Auriemma e Senesi, classe 97. Cercare Capello, recupera dopo il rilancio della difesa della Lupa sempre l'Olbia, con Murgia che prova lo slalom, l'intervento ai limiti dell'area, lascia proseguire l'arbitro sta di questo corner. Il cross di La Camera, Piredda mette fuori, Celli prova il tiro al volo, Capello, però c'è l'intervento di un difensore della Lupa. Piredda affida il pallone a Pinna, da questi a Murgia. Murgia prova a far partire Pinna, c'è però l'intervento di va a dire qualcosa in mezzo all'area. Parte il cross di Murgia, prova da metto di testa, non riesce però a girare bene. Carboni, classe 96. Capello sbaglia però il
Prova Caffiero il lancio lungo, però sbagliato. La Camera recupera ancora il pallone. Lotta e perde il pallone. Poi Caffiero stabilito dopo l'intervento di qualche minuto fa. Ora Corvesi. Sbaglia però il passaggio, quindi può ripartire l'Olbia che sbaglia il passaggio. Caffiero cerca Capello, lo trova, poi Auriemma. Auriemma da questi a Murgia. Murgia apre il gioco verso Pinna. Il cross del Lupa con la Camera, fermato da Feola. Da questi a Piretta, affida il pallone ad Auriemma. Arriva velocissimo Russu sul suggerimento di Capello, prova il Palomeche. Mancosu che si è abbassato molto per prendere questo pallone. Prova a partire il numero 7, face l'intervento di Feola che recupera il pallone. Allargato sulla sinistra per Celli. Il cross in mezzo, D'Ametto mette fuori. Poi l'intervento su Murgia, corner. Corner che sta per essere battuto da Murgia. Il cross in mezzo, esce Svekauskas con i pugni, quindi Proia. Senesi, Palome che mette il pallone in fallo laterale, rimessa già battuta da Capello. Murgia, Senesi, ancora Murgia, c'è il ritorno però di Sfano. La Camera cambia gioco, Corvesi, ma c'è Pinna che serve D'Ametto di testa. Si abbassa Murgia, da questi a Capello, ancora Murgia, intervento per... Ma manca ancora 20 minuti per capire da questa parte. Ferma Caffiero, Mancosu, cross in mezzo. Poi la difesa dell'Olbia prova a far partire Capello. C'è l'inter nella terra di nessuno però, quindi riparte Geroni. Geroni, la palla è per Murgia, il tiro di Murgia strozzato. Palla che finisce sul fondo, e fallo e lo batte subito Geroni. Miceli. La Camera può far ripartire la Lupa. È di nuovo in parità, 1-1. Ora Murgia col pallone tra i piedi. Si affida a Miceli. Da questi a il rinvio di Svetkauskas. Cercare lo stacco di testa di Mastro Pietro. Muroni per Geroni. Lancio in avanti. Apre per Russu. Murgia. Esatica il pallone Palomeche. Sbaglia però Gaetano. Caffiero tiene il pallone in campo favorendo però gli avversari. Sfanò contro Murgia, protegge Lucifer l'Olbia con Russu. Da questi a Murgia, il lancio in avanti a cercare Kouko. Da questi a Senesi che perde i minuti di recupero per le due formazioni per provare a vincere questa partita, con l'Olbia che prova con Murgia. Svetkauskas lascia sfilare in caso di parità in questa partita e della vittoria della Lupa Roma nel derby contro il Racing. Però non è finita questa partita. Sfanò contro per Muroni, allarga per Russu. Da questi per Murgia. Fieretta, il cross, tiro cross per Gaetano. Entriamo ora nell'ultimo minuto di gioco con Gaetano contro Pinna. Stasera Murgia, poi Mastro Pietro subisce l'intervento proprio di Pinna.